ازاي في اللي ضربكها نار على هوبن مرد الرسم. Siamo nella sala prove del Lifetime Review da Sofo Sayed, della sala più grande. Vi presento un lettore CD in due telai di una ditta italiana che è la Omega Audio Concept. Questo lettore ha la caratteristica, la prima, forse la più importante, di essere suddiviso in due telai. Il primo contiene l'alimentazione, il secondo contiene il sistema di lettura e conversione. Entreremo poi più avanti nei dettagli di questa macchina per capirne la sua espressione sonica, la sua filosofia sonica soprattutto. E vorrei però ricordare qual è il secondo punto importante di questo lettore CD, destinato secondo me ad avere un grosso riscontro non solo in Italia ma anche all'estero, per via della realizzazione tecnica e della costruzione. Quindi se come primo aspetto importantissimo c'è l'alimentazione separata, collegata da una serie di cavi 3 più 3, come potete vedere, come vedremo più avanti nel dettaglio, come potete vedere nelle immagini di questa recensione, l'altro aspetto importantissimo è dovuto al fatto che la costruzione avviene sia per un telaio che per l'altro all'interno di un blocco di alluminio pieno scavato con macchina a controllo numerico. Bene, vediamo un pochino la parte posteriore di questo lettore CD in due telai della Omega, questo timeless della serie DNA della Omega Audio Concept. Come potete vedere, questi due telai hanno una caratteristica molto particolare: vengono alimentati e l'alimentatore porta tramite tre cavi costruiti sempre dalla stessa azienda l'alimentazione per i vari stadi del sistema di lettura di CD e conversione, quindi di meccanica e convertitore, alla unità di lettura. Questa unità di lettura prevede una coppia di segnale connettori di segnale RCA per l'uscita verso l'amplificazione ed un solo connettore di ingresso, uno SPDIF, che permette di utilizzare questa unità come sola meccanica di lettura. La solidità e la robustezza di queste macchine è ovviamente incredibile, come abbiamo detto, dal momento che sono stati scavati dal pieno. Vi voglio ricordare soltanto il peso del sistema di alimentazione, che è 10,5 kg, mentre di 13 kg il peso dell'unità di lettura. Una ultima considerazione dal punto di vista tecnico riguarda tipo di convertitori che sono usati all'interno della sezione di conversione di questa unità di lettura, che sono i Delta Sigma AK4384, e vi è inoltre la possibilità di usare il clamp magnetico in dotazione o, come optional, un clamp particolarmente ben realizzato per contenere e bloccare il disco in maniera molto più performante. Le prestazioni, poi vi riferirò all'ascolto, sono lievemente diversi con questo tipo di accessorio. Un'ultima considerazione vorrei dedicarla all'aspetto della realizzazione estetica. Queste due macchine sono stupende, secondo il mio modo di vedere e di apprezzare gli oggetti dal punto di vista della purezza delle linee, della ineccepibile realizzazione estetica, dalla finitura, con questa finitura così di alluminio satinato, sono oggetti di una semplicità e di un'essenzialità che a me colpiscono molto, piacciono moltissimo. E anche la realizzazione dal punto di vista della finitura e della rifinitura direi che è proprio ineccepibile nel miglior stile italiano. Bene, diciamo due parole sulla catena d'ascolto che abbiamo utilizzato per la prova di questo lettore CD della Omega Audio Concept.
Naturalmente ho adottato diverse configurazioni e ho confrontato questa macchina con almeno un paio di lettori che avevo qui a disposizione. Un Super Audio CD 306 Professional della Carry Audio con un'ottima unità di conversione, ma a telaio unico, di categoria piuttosto alta. Dal momento che questo lettore si posiziona intorno ai 4.500 euro, ho voluto fare delle prove con una macchina di categoria superiore ed una macchina di categoria inferiore, come invece è il Braviston, che costa ovviamente molto meno del Carry Audio. Questo è il BCD1, un CD player onesto, piuttosto conosciuto, con caratteristiche e prestazioni diverse, molto diverse ovviamente dal Carry Audio. Il segnale, dopo aver provato e confrontato queste diverse macchine, il segnale è passato sia attraverso un amplificatore da stato solido integrato con l'elettrocompagnet che abbiamo già provato sulla nostra rivista, abbiamo comparsa la prova con l'approfondimento tecnico del nostro ingegnere Fulvio Chiappetta, ma è passato anche poi attraverso pre e finali per amplificatori Carry Audio e poi un Manley valvolare, un finale Spectral a stato solido, un finale Bryson a stato solido, ma anche un finale valvolare come il CAD 120 MK2 sempre della Carry Audio. Diversi oggetti a disposizione qui nella nostra sala prove e quindi abbiamo avuto modo di vedere il comportamento di questa macchina sia come valvole che con lo stato solido, sia con gli integrati che con pre e finali separati. E poi il segnale è passato attraverso dei diffusori, in questo caso una coppia di Tiel, anche queste provate in anteprima sulla nostra rivista, di categoria piuttosto alta, intorno ai 10.000 euro, ma anche una coppia di piccole, modernissime, appena uscite, Gaunt F5, che a breve saranno oggetto di un'altra nostra recensione. Per cambiare completamente tipologia, l'abbiamo ascoltate anche con dei pannelli come le Magna Planner, le nuove 3.7, per capire un pochino le caratteristiche soniche e le possibilità, le migliori possibilità di abbinamento di questo timeless della serie DNA. Bene, eccoci alle considerazioni finali su questo lettore CDP timeless DNA della Omega Audio Concept, e quindi vorrei adesso parlarvi delle impressioni d'ascolto, delle sensazioni, della qualità, delle caratteristiche soniche. Naturalmente, poiché è stata già pubblicata lo scorso mese la intervista con il progettista proprio qui in questa sala, non mi dilungherò, andrò subito a parlarvi delle emozioni percepite all'ascolto. La prima sensazione di questa macchina è la sua grande naturalezza sonica, che credo poi sia proprio questo forse il principale obiettivo del progettista, e io ritengo che l'abbia perfettamente raggiunto. La naturalezza sonica è una macchina estremamente naturale dal punto di vista timbrico e dinamico, non ha caratterizzazioni in alcuno dei tre range di frequenza. La naturalezza dipende anche dal fatto che l'esposizione del messaggio sonoro viene offerto con una eleganza sonica, ma anche con una correttezza timbrica, che mi fanno dire che questo lettore CD forse è un pochino sottovalutato nel prezzo, sottodimensionato nel prezzo, nel senso che una macchina come questa, così ben costruita, come abbiamo visto nelle fasi di apertura di questo video, con scavato dal pieno la parte meccanica e l'alimentazione, l'essere in due telai separati, i cavi di collegamento di un certo tipo e di qualità della stessa serie che portano la corrente e l'alimentazione da un telaio all'altro, insomma l'estetica, la finitura, i risultati sonici, con molta serenità posso dire che questa macchina vale molto di più di quello che costa. La naturalezza e la neutralità timbrica sono sicuramente le caratteristiche distintive. La trasparenza non ne parliamo, probabilmente grazie al tipo di alimentazione così ben curata e separata, la trasparenza è
straordinaria per una macchina che sta intorno, che sta sotto i 5.000 euro. Il fatto di avere una tale impostazione così neutra, ma allo stesso tempo ben ossigenata in gamma alta, permette una ricostruzione scenica molto bella, diversa a secondo del tipo di casse acustiche che abbiamo adoperato. Eccellente con le Thiel, buona con le Gamut, non ne parliamo ovviamente con i pannelli, con le maglie planar, che essendo isodinamiche hanno emissioni anche posteriori, quindi una struttura scenica straordinaria. Ma se anche a quei diffusori così buoni non forniamo un segnale che parte dalla sorgente ed arriva fino ai diffusori di eccellente qualità, la ricostruzione comunque poi risulterà debole o schiacciata o non dislocata bene in profondità. Qui nei diversi brani ascoltati, diversi generi musicali, sia la struttura di un coro che un piccolo ensemble di tre strumenti, voce, chitarra e pianoforte, vi era una collocazione molto precisa, riconoscibilissima la posizione degli artisti sul palco, come era riconoscibile la struttura di una grande orchestra. Quindi ripeto, eccellente con le maglie planar, ma ottima anche con diffusori come le Thiel, eccetera. Poi io, per gioco, per me, perché a me piace, eccetera, ho provato anche altri diffusori che non vi ho nemmeno citato. Ma insomma, la sostanza è che con tutti i diffusori provati, il parametro di costruzione, ma anche il parametro di neutralità e naturalezza timbrica, sono emersi con grandissima facilità. Il valvolo stato solido integrato prefinali non cambia molto la sostanza del risultato. Quello che cambia è poi il gusto personale dell'appassionato. È evidente che con le valvole si va in una certa direzione timbrica e con lo stato solido in un'altra, privilegiando magari un po' più l'aspetto dinamico con quest'ultima tipologia costruttiva, piuttosto che la setosità sulle medie o la presenza sulle medie con le valvole. Un'ultima considerazione, forse la merita il parametro dinamica. Siccome questa macchina è di una silenziosità assoluta, il parametro dinamica ovviamente viene espresso egregiamente, perché non vi è alcun rumore, non vi è alcuna, cioè vi è un tale silenzio nei passaggi musicali che tutto ciò che viene oltre quella soglia è di una dinamica coinvolgente. E viene dinamica coinvolgente anche con diffusori difficili da questo punto di vista, come possono essere le maglie planar, le Thiel pure non scherzano, quindi è vero che varia molto poi il risultato in funzione dell'amplificazione adottata, ma è anche vero che il segnale parte dalla sorgente e strada facendo, se non parte bene, non può certamente migliorare. Io più volte ho parlato della scelta come primo anello della catena dei diffusori in funzione dell'ambiente. Sul mio libro l'ho scritto, l'ho dedicato molte pagine a questo, ma senza negare il fatto che se è vero che i diffusori vanno scelti in funzione dell'ambiente che si ha a disposizione, altrettanto vero che va curata in maniera maniacale la scelta della sorgente, perché da lì che il segnale parte e strada facendo certamente non può migliorare. Al primo ascolto non ti colpiscono. Quindi, ascoltando e confrontando con altri oggetti anche importanti, come può essere il periaudio da quasi 10.000 euro, 9.600 euro, ti colpisce questo lettore di questa azienda, perché non ti colpisce fondamentalmente, nel senso che è di una tale naturalezza che il suono fluisce con la dinamica e con la propria espressività senza alcuna fatica. Quindi timbrica, naturalezza sonica, dinamica, trasparenza, ricostruzione scenica, estetica, secondo me bella, molto molto bella, perché essenziale e semplicissima, qualità costruttiva a livelli di eccellenza. Cosa volete di più da un prodotto italiano che ha queste caratteristiche e che non ha un costo ancora arrivato a un costo proibitivo? Mi sembra un buon biglietto da visita sicuramente per ben continuare una tradizione iniziata da questa azienda diversi anni fa. Ora sta proseguendo con la presentazione intanto di questo prodotto, ma a breve avremo in prova il solo convertitore.
Allora, col solo convertitore io a questo punto sono molto curioso, sono in attesa di provarlo con molto molto interesse, perché vorrei capire cosa succede mandando a questo buon convertitore i file letti da un lettore puro tramite un cavo SPDIF. Un'ultima notazione, come vi dicevo, i due clamp, questa è in dotazione, ma vi assicuro che già il toccarlo, questo blocchetto di alluminio così ben finito, averlo dalle mani è già molto piacevole. Le prestazioni però sono ancora superiori in termini di focalizzazione, adottando questo altro clamp che riesce a serrare ancora meglio il disco e che viene venduto come opzionale. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima recensione. أعزائي في اللي دربك نار على هوب من مرد الرسم.